Buonasera e ben ritrovati ad una nuova puntata di Come se fosse facile, l'approfondimento televisivo di Rimini Social. Oggi parliamo di scuola e volontariato e lo faremo in un modo un po' particolare, raccontando i progetti innovativi, davvero interessanti, che l'ITES Valturio sta portando avanti assieme a Volontarimini. Lo faremo proprio sentendo da loro che cosa stanno facendo e come lo stanno facendo, perché alcuni di questi progetti sono ancora in corso. Allora salutiamo subito i nostri ospiti, che sono Daniela Massimiliani, dirigente dell'ITES Valturio. Buonasera. Buonasera. Loredana Urbini, referente dell'area scuola di Volontarimini. Buonasera. Buonasera. Gerardo Adeferri, professore di informatica presso il Valturio. Buonasera. Buonasera. E Thomas Cerri, uno studente che ha partecipato ai progetti e che quindi poi ci farà sapere come sono andati. Io però comincerei proprio con Daniela. E, allora, il volontariato è entrato nella scuola. Che cosa è successo? Cosa avete fatto quest'anno? Allora, guardi, è una storia che è iniziata non soltanto con il progetto che vi descriverò fra un po', ma è iniziata da qualche anno con un gruppo di volontariato pomeridiano. Quindi ci sono degli insegnanti che si vedono con i ragazzi e che praticamente cercano di portare avanti un lavoro con delle associazioni tipo Caritas, associazioni soprattutto di stampo, diciamo, cattolico. Poi piano piano è venuta l'idea di iniziare a lavorare su quello che è il riciclo dei materiali, cioè pensare di in qualche modo avvicinare gli studenti a una sensibilità, me la passate questa parola, di tipo ecologico. Per cui il professore Adeferri un giorno arriva in presidenza e mi dice: guardi preside, ci sarebbe l'interesse, no, a iniziare magari a vedere come si costruisce un computer attraverso lo smontaggio di computer vecchi e rigenerare delle risorse, quindi una risorsa hardware. Diciamo provvedere a trovarne una vecchia, metterla a posto, diciamo smontarla, far vedere ai ragazzi com'è costruita, dopodiché dotarla di un software le open source, no, di questo tipo, e poi vedremo cosa farcene. Mi è sembrato una cosa abbastanza, cioè un aspetto abbastanza interessante, perché la nostra è una scuola di tipo economico, quindi è, no, un ITES economico, però abbiamo un settore che è il settore informatico, che è abbastanza importante come, diciamo, opzione di studio, per cui mettere all'interno della programmazione vera e propria e inserirci anche un aspetto hardware mi sembrava carino. E da lì si è inserita la nostra vicepreside con l'idea di dire: va bene, ma se noi rigeneriamo delle risorse, poi alla fine queste cosa risorse cosa ce ne facciamo di questi computer? E da qui si è mossa l'idea, diciamo, di contattare Volontarimini proprio come collettore di associazioni di volontariato e vedere cosa si poteva costruire. Devo ringraziare in maniera, diciamo, proprio di cuore il Lions di Rimini, perché ci ha proprio permesso, con delle risorse economiche, di riuscire a sostenere un progetto di questo tipo, perché è un progetto che viene fatto di pomeriggio, quindi è ovvio che i ragazzi non possono stare da soli, ma vanno guidati sia da un punto di vista proprio di competenze, quindi da un insegnante di informatica, sia da un punto di vista di vigilanza. Certo. E da lì quindi è nata questa sinergia fra noi, Volontarimini, e il Lions, per costruire la nostra storia, insomma, perché è una storia che dura già 4 anni, mi sembra, no? E ci ha dato delle belle soddisfazioni, perché poi, insomma, c'è un aspetto educativo che non è soltanto l'aspetto tecnico, ma proprio l'aspetto educativo che a me interessa ovviamente come dirigente, che è quello di mettere in contatto una serie di persone, no? Il certo. mondo del volontariato con un mondo, diciamo, di competenze scolastiche e ovviamente il Lions come risorsa di tipo economico.
Ecco Loredana, quindi sono arrivati dalla scuola a voi con questi computer e a quel punto cosa è successo? A quel punto sono state contattate le associazioni, hanno aderito le associazioni che avevano bisogno di un computer e siamo partiti quindi con questa collaborazione che è proseguita negli anni successivi allargandosi e sviluppandosi anche con nuovi progetti. Ecco, perché questo è uno dei progetti, sì. Se non sbaglio, WeMake, giusto? Questa è la nostra storia, bro. Okay, è certo. La storia. E gli altri progetti sono Web Designer Solidale, che ha realizzato siti internet per le associazioni di volontariato che appunto ne avevano bisogno e un corso di alfabetizzazione di informatica per chi vuole acquisire competenze in questo ambito. Ecco, posso... prego. Sì, allora, prego. Vede, per esempio, la possibilità di costruire dei siti è un'esperienza per i ragazzi fondamentale perché nasce dall'esigenza di un'associazione, quindi è come se una commessa di lavoro. L'associazione dice: noi abbiamo bisogno di ristrutturare il nostro sito oppure di renderci più visibili nel territorio oppure delle domande precise. Per cui i ragazzi sono stati messi in contatto con le varie associazioni, quante ne erano, Gerardo? Sei associazioni e gli studenti di Quinta hanno praticamente tutto l'anno, in poche parole, gran parte dell'anno scolastico nelle ore di laboratorio provveduto proprio ad eseguire queste commesse lavorative. Quindi qui non c'è soltanto l'aspetto, diciamo, educativo, ma c'è proprio un aspetto lavorativo che nella scuola, no, si definisce come alternanza scuola-lavoro. Cioè, quindi per i ragazzi è stato proprio come fare un lavoro. È stata una bella esperienza concreta però, cioè hanno dovuto rispondere a delle esigenze precise e tecniche che insomma li hanno anche un po' messi in crisi, mi hanno raccontato e hanno dovuto affrontare il mondo del lavoro. Certo, magari con tutte le difficoltà che sì, poi ovviamente aiutati, però insomma l'hanno dovuto affrontare. Ecco, professor De Ferri, le volevo chiedere, ecco, come lei che ha coordinato un po' questo corso, come si è svolto, come è andato? Sì, è stata un'esperienza molto stimolante, anche per me, diciamo, avere la possibilità di andare oltre quelli che sono dei semplici aspetti didattici. Quindi abbiamo per un po' di tempo lasciato perdere i classici esercizi e ci siamo veramente, abbiamo affrontato degli aspetti reali, dei problemi reali e devo dire che i ragazzi si sono comportati molto bene. E adesso dal punto di vista tecnico possiamo aggiungere che abbiamo utilizzato uno strumento, Content Management System, che si chiama WordPress, molto famoso direi, per lo sviluppo di siti e quindi il prodotto alla fine è stato decisamente, secondo me, di buon livello e i ragazzi hanno acquisito delle abilità che sono spendibili e, oltre ecco, al fatto di interfacciarsi con i rappresentanti delle associazioni che sono stati veramente disponibilissimi, è stato veramente un ottimo rapporto, un bellissimo rapporto e così i ragazzi hanno avuto modo veramente di toccare con mano quello che è un'esperienza tra virgolette professionale, potremmo dire. Ecco, qual è stato l'iter del lavoro? Cioè come si è svolto durante l'anno? Ecco, durante l'anno noi abbiamo iniziato con alcuni incontri in cui praticamente i rappresentanti delle associazioni sono venuti a scuola e abbiamo formato dei gruppi con i ragazzi che hanno discusso, hanno analizzato diciamo così, il problema e quindi le esigenze delle associazioni, per cui hanno raccolto il materiale necessario, foto, video e insieme hanno deciso come strutturare i vari siti. Dopodiché i ragazzi hanno lavorato su queste applicazioni e mantenendosi sempre in contatto con i responsabili delle associazioni e alla fine ecco, ci siamo rivisti un po' per un collaudo, diciamo così, finale proprio sul web, prima della consegna ufficiale, diciamo certo. Così, insomma. Quindi, Thomas, com'è stato dal di dentro vivere questa esperienza rispetto anche diciamo, ai normali laboratori scolastici, alle altre cose che facevate? Come hai vissuto questa esperienza? Immagino che non ci siano i professori, la preside, che nessuno guardi la trasmissione. No. Ma in un prima parte è stato molto faticoso perché non conoscevamo questa gente, non sapevamo che cosa volevano in quel sito, come
doveva essere disposto a tutte le loro esigenze, cosa facevano. Ma dopo i primi 2 o 3 incontri con loro e con i gruppi che ci frequentavamo anche al di fuori della scuola, dell'orario, abbiamo creato questi siti, questi siti possono usare tutti, anche le persone che non sanno molto di informatica, sono molto accessibili a tutti, è stato anche un lavoro molto interessante. Come è stato? E ringrazio la preside, anche volontari Rimini, anche i prof che ci hanno dato questa opportunità di frequentare delle altre cose al di fuori dell'orario. Come è stata, come prima esperienza di lavoro, che effetto ti ha fatto? Tosto, perché eri sotto delle persone che contavano su di te, che contano su di te per creare un sito che sia accessibile a tutti, quindi non dovevi tenere conto di tutto, come fare il titolo, se sia più accessibile o meno, un link messo in un posto o in un altro. È stato molto duro. Difficile, quindi, cioè, comunque aveva le sue difficoltà. Sì. Tu conoscevi già il mondo del volontariato in qualche modo, facevi qualcosa, o questo è stato il tuo primo contatto? No, il mio primo contatto con volontari è stato 2 anni fa con il progetto WeMake, in cui costruivamo i nuovi computer, li mettevamo a posto i vecchi per portare nuovo, e poi dopo ho frequentato un corso con il comune per diventare professore di alfabetizzazione digitale. Quindi a insegnare alle persone adulte come si utilizza un computer, come si creano file, tabelle, come si naviga su internet. E infatti adesso incomincia questo nuovo corso l'8 maggio. Ok. In generale cosa pensi del volontariato? Che idea ti sei fatto di questo mondo? Allora, il volontariato è utile su tutto il territorio, che serve un po' aiutare le persone meno in gravi difficoltà, e quindi con volontari dà una spinta a integrarsi nel mondo in cui siamo adesso, quindi serve un po'. Anche un'educazione alla solidarietà, sì. Hanno realizzato con questi progetti, e la cosa interessante è stata soprattutto quella di vedere il protagonismo dei ragazzi. Nei progetti solitamente che le associazioni propongono agli studenti e in collaborazione con le scuole si vede una competenza da parte dei volontari rivolta agli studenti, che quindi ne fruiscono, una sensibilizzazione su varie tematiche oppure un'attività esperienziale. Però ecco, i ragazzi in questo caso sono stati i protagonisti, quindi si sono invertiti i ruoli, sono stati gli studenti a portare una competenza, un servizio alle associazioni, e in questo modo hanno anche esercitato un ruolo attivo nella collettività, hanno sviluppato una cittadinanza attiva. Ecco, e invece le associazioni come hanno reagito al progetto? Ma le associazioni sono sempre molto contente di lavorare con i giovani, proprio perché rappresentano anche una speranza di continuità nella vita associativa. Il ricambio generazionale, il dialogo intergenerazionale è una cosa molto sentita dalle associazioni. Quest'anno sono state 50 le associazioni che hanno proposto attività in collaborazione con le scuole, 34 i progetti che abbiamo realizzato e più di 5.000 gli studenti che abbiamo coinvolto. Sicuramente abbiamo visto in questi anni una crescita e questo rappresenta un risultato molto positivo. Ecco, 50 associazioni, però 6 sono state scelte, diciamo, per avere il sito internet nuovi. Secondo quali parametri? Ma intanto la candidatura, cioè le associazioni hanno risposto ad un bando. E inoltre la selezione aveva questa caratteristica: per i ragazzi era importante incominciare un sito da zero, e quindi la preferenza è stata data alle associazioni che non avevano un sito rispetto ad altre. Ecco, Daniela, il mondo della scuola e il mondo del volontariato si sono incontrati, pare che sia andata bene. Quindi, molto. Questo mi pare un buon esempio per la scuola in generale. Guardi, in questo momento stavo riflettendo sulle cose che ha detto il nostro studente, sul fatto che abbiamo fatto fare un'esperienza piuttosto tosta. Io lo davo molto per scontato, ma l'idea, no, di
rendere responsabile un gruppettino di ragazzini di 18 anni, poi tutti diciottenni, sì, più o meno ci siamo, sì, renderli responsabili di un prodotto finito, io la valenza non l'avevo colta. Cioè, l'ho colta in questo momento sentendo la sua esperienza, dicendomi che è stata tosta. No, perché effettivamente noi siamo abituati a fare alternanza, cioè a mandare ragazzi in azienda e diventano degli esecutori materiali di ordini. Qui abbiamo cambiato completamente il ruolo, cioè loro sono stati dei non esecutori materiali, ma degli ideatori, no, di un prodotto che poi insomma doveva essere in qualche modo consegnato, quindi anche la figuraccia di non consegnarlo non si poteva. Non l'avevo colta questa cosa. E un altro aspetto che a me ha colpito moltissimo lavorando con volontarimini, cioè io ho visto il mondo, vedo, cioè ho sentito proprio a sentimento il mondo del volontariato come un mondo molto caotico e confusionario, no? Dove effettivamente ognuno ci mette di buono, qualcosa di buono, e invece abbiamo scoperto proprio una struttura che è stata quella, il rapporto con volontarimini, che è stata una struttura veramente molto precisa, molto attenta anche ai dettagli, per cui no, ci hanno aiutato a strutturare questa attività, ma in una maniera proprio razionale. E questo mi ha colpito molto, perché vuol dire che è un mondo ben organizzato dove i valori vengono portati avanti proprio con estrema serietà. E è ovvio che è una storia che credo sia nata e adesso è nella fantasia reciproca nostra, loro, dei nostri docenti, dei ragazzi, diciamo, cercare di arricchirla il più possibile. Certo, questo sì, sicuramente. Di non farla perdere. Assolutamente, credo che non si perderà assolutamente. Dopo è ovvio che dovrà essere, no, in qualche modo rigenerata con esigenze che nascono comunque dal contingente, anno per anno, no? Per esempio il fatto di questi siti, che è proprio la novità assoluta di quest'anno, devo dire che è nata da che cosa? Da domanda di chi? Non si sa. Comunque è stata una gran bella esperienza. Però è arrivata a un certo punto. Sì, poi noi siamo abituati, diciamo, che ogni cosa che si chiede al Valturio si realizza. Quindi in qualche maniera facciamo perché si realizzi. E quindi sicuramente saremo portatori di queste opportunità. Le scuole si devono muovere in un panorama non sempre facilissimo. Guardi, però devo dire che se i risultati sono questi, insomma, ci stiamo muovendo molto bene. Come se fosse facile. Come se fosse facile, esatto. Quindi comunque il web designer solidale per quest'anno è finito, il prossimo anno si spera, se ci sono richieste, vedremo, che si ripeta. WeMake continua, anche quest'anno si è concluso, il prossimo anno, se ci sarà bisogno, si spera che si farà. Ecco, il corso di alfabetizzazione invece, Thomas diceva, comincerà l'8 maggio, come è strutturato, come funziona? Sì, praticamente si svolgerà nell'arco di 3 incontri, di 2 ore ciascuno, in cui i ragazzi docenti, diciamo, i nostri docenti giovani, praticamente spiegheranno alcune nozioni di base sull'utilizzo di Windows, sull'utilizzo di internet, dei social network, eccetera. E quindi proprio si tratterà di un'alfabetizzazione rivolta a chi ne ha bisogno, a chi, insomma, certo. Thomas, tu sei tra questi? Sì, ci sono. Ti sei preparato in qualche modo? Hai preparato qualche lezione particolare, qualche trucco per avvicinare chi è proprio, diciamo, a digiuno di informatica e non sa neanche come si accende un computer, per insegnargli un po' i rudimenti? Sì, la prima lezione ho pensato io, il prof, di fare un'interfaccia, come si creano file tipo testi oppure operazioni su Excel, poi dopo spostare cartelle dal desktop in altre cartelle che si creano. Mentre nella seconda lezione avevamo pensato di fare un po' l'internet in generale, quindi la navigazione, cioè gli diciamo un paio di siti da andare a visitare, loro li vanno a visitare, mentre nel terzo avevamo pensato di fare i social network. Quindi se volevano li potevamo iscrivere in un social network, oppure se lo avevano continuavamo a spiegare un po' le funzioni. Sì, le funzioni che ha quel social network che loro non sanno. Professore, come sono questi ragazzi? Ma devo dire che quando in giro si sentono tante opinioni purtroppo negative, e con grande gioia e orgoglio mi sento di dire non è così. Non sempre, noi non è sempre, sempre o perlomeno non è sempre così.
Per quella che è la mia esperienza, devo dire che abbiamo a che fare con ragazzi che sono veramente una speranza per il futuro. Sì, quindi diciamo che il loro approccio è stato comunque un approccio, insomma, sì, serio. Naturalmente dipende molto anche dal nostro, come dire, dalle nostre proposte, dal nostro tipo di approccio. Cioè dipende molto dalla capacità di coinvolgerli in esperienze che non siano più la solita teoria noiosa e barbosa che veramente non ha stancato tutti. E non funziona neanche. E non funziona, quindi come il famoso detto, se faccio imparo, diciamo solo l'ultimo pezzettino, e per me è pienamente funzionante, cioè veramente hanno bisogno anche di fare. Importantissima rimane anche la teoria, certamente. Tutte le nuove tecnologie didattiche basate sui nuovi strumenti digitali, eccetera, vanno benissimo, però a volte, ecco, e qui mi rifaccio a WeMake, sapere anche avvitare una vite o smontare un computer proprio usando le mani è veramente un'esperienza di questi tempi, quando siamo tutti un po' troppo abituati a usare soltanto i due pollici per digitare sullo smartphone. Ecco, mi sembra veramente un'esperienza. E i ragazzi da questo punto di vista sono recettivi, mediamente recettivi. Quindi se, diciamo, se gli si fornisce lo stimolo giusto rispondono bene. Generalmente sì, sì. Ecco, WeMake come è nato? Cioè come ti è nata l'idea? E praticamente, dato che noi nel corso che si chiama attualmente corso SIA di informatica del Valturio, studiamo dalla terza in poi anche l'aspetto hardware in maniera abbastanza approfondita del computer, quindi le varie componenti, e di solito il massimo che facevo io ad esempio a lezione era portare dei pezzi, quindi la motherboard o le memorie, le RAM, eccetera, eccetera. E un giorno con il nostro ex studente è nata l'idea di dire: ma perché non smontiamo qualche vecchio computer e proviamo a rigenerarlo in modo da ottenere anche un prodotto finito che sia riutilizzabile? E quindi qualche anno fa, quattro anni fa, ho visto questo. Ecco, anche qui si è trattato di raccogliere l'entusiasmo che veniva dalla parte degli studenti e quindi ci siamo messi in gioco, abbiamo iniziato così, abbiamo creato un piccolo laboratorio in un'aula del Valturio, e anche qui devo dire che, insomma, grazie veramente alla lungimiranza e alla disponibilità della Presidenza, perché insomma non è così semplice iniziare un'attività del genere. Ci sono stati messi a disposizione tutti i mezzi e siamo partiti. Sì, cioè abbiamo dovuto comprare dai cacciaviti sì, perché insomma 30 ragazzi che smontano un computer dovranno avere gli attrezzi per farlo, insomma, e nel Valturio non c'erano, per cui abbiamo iniziato da zero. Però ecco, la scuola può essere quindi un laboratorio anche di cittadinanza attiva. Sì, ecco, è proprio un laboratorio. Questo è veramente un esempio di cittadinanza attiva. Non è l'esempio di cittadinanza attiva teorico di tutti i progetti che si fanno, no, sulla legalità. Questo è veramente un progetto nel quale esiste una produzione, esistono dei rapporti, e speriamo che questi rapporti con le associazioni di volontariato possano, no, proseguire fra di loro, perché comunque sono delle amicizie che possono nascere. Certo. Per cui anche, diciamo, i vari esponenti che ci raccontano la loro storia, la loro motivazione, cioè abbiamo scoperto delle cose quest'anno. Quando avete dato i siti, abbiamo scoperto dei malati stranissimi, no? Malati rari. Sì, i malati rari. Cioè, sono, no? Cose che sennò rimarrebbero lì e nessuno... È che sinceramente, cioè, a meno che non capiti in mezzo a una malattia rara, oggettivamente non ne sa neanche l'esistenza. E siamo stati anche colpiti da questo. Sì, quindi un modo nuovo per far conoscere le tante attività e le tante associazioni di volontariato, perché siamo partiti da un bisogno delle associazioni, che è quello di comunicare attraverso il sito, attraverso i social, o anche fornire queste competenze sull'informatica, proprio per migliorare la comunicazione delle associazioni sul territorio. E questo ha consentito agli studenti di conoscerne più nel dettaglio le attività.
Non è male. No, no, cioè l'idea, cioè le associazioni hanno un bisogno, gli studenti ne hanno un altro, che è quello di imparare, si tratta di metterli assieme nel modo migliore. Esattamente. Tra l'altro, guardi, riuscire a portare 30 studenti di pomeriggio, noi abbiamo 32 ore settimanali, non sono poche, eh? Cioè i ragazzi penso che sono saturi già di mattina, no? Vero, appena uscite, si arriva a scuola già. Sì, insomma, stufi. E tutto vorrebbero fare il pomeriggio tranne che tornarci. Ovviamente, ovviamente, portarli di pomeriggio con ore aggiuntive non è semplice e riuscire a portarne minimo una trentina, diciamo che è un impresa. Buon successo, no? È un buon successo. Tra l'altro credo che non siano tutti del settore informatico, ma mi sembra che sia abbastanza eterogeneo, cioè passano parola per amicizia. Quindi questo non è proprio una banalità in questo momento, per cui quando Gherardo diceva che insomma i ragazzi non, nella scuola non ci sono soltanto gli atti di bullismo, gli atti di irriverenza, no? Ci sono anche delle cose buone che si possono insomma un po' valorizzare. Certo, bisognerebbe parlarne un po' di più, noi cerchiamo nel nostro piccolo. Sì. Loredana, ti volevo chiedere, siamo ormai in chiusura, il volontariato entra nella scuola. In generale, magari questo, con, questo, diciamo, con questa esperienza in particolare, come si può insegnare il volontariato ai ragazzi? Come si possono avvicinare i ragazzi a un mondo che, come si diceva, spesso rimane un po' o confuso o nascosto? Ma intanto bisogna credere nelle potenzialità dei giovani e questi progetti lo hanno dimostrato. E sicuramente penso che questa sia la strada migliore, quindi un coinvolgimento attivo e di valorizzazione reciproca. E magari potrebbe essere la possibilità anche per altre scuole del territorio di utilizzare questa strada, quindi con competenze linguistiche per le associazioni che si occupano della solidarietà internazionale dell'immigrazione, con competenze nell'ambito scientifico per le associazioni della sanità o dell'ambiente. Quindi penso che ci siano molti spazi per cui modelli formativi come questi possano svilupparsi e quindi portare i giovani ad interessarsi alle attività di volontariato. Posso dire una cosa? Allora, WeMake è un progetto che viene esportato da Rimini, dal Valturio, in tutta l'Emilia Romagna e anche fuori. Perché diciamo il Lions si è appassionato a questa esperienza e quindi lo sta proponendo proprio come un servizio Lions in diverse, mi sembra 17 sezioni. Cioè, per cui, capito, il progetto che è nato da voi è stato cioè è piaciuto esportato. Proprio come idea, è proprio piaciuto come idea e adesso io dovrei fare un appello perché noi abbiamo bisogno di risorse vecchie che poi rigeneriamo, quindi se magari qualcuno l'ascolta avesse qualche computer vecchio da rigenerare. Che poi i computer vecchi sono ingombranti, uno non sa mai dove metterli, non li usa, quindi maggior ragione. Poi anche buttarli non è semplice, e beh, potete benissimo farceli pervenire, noi insomma provvederemo poi a rigenerare e a regalare. Bene, noi rilanciamo l'appello della dirigente. Thomas, ti volevo chiedere un'ultima cosa e poi se non ci sono aggiunte o qualcosa che abbiamo dimenticato, chiudiamo. Delle associazioni che avete incontrato, ce n'è una in particolare che ti ha colpito o qualcuna con cui pensi, diciamo, al di là dei corsi di informatica o di questi progetti particolari con cui vorresti continuare il rapporto? Ma con tutte, perché ognuno ha la sua storia. Partiamo con tipo l'associazione per le vittime della Seconda Guerra Mondiale, molto interessante, oppure dell'Obiettivo Terra, che era uno dei miei riferenti, in cui si occupano della protezione del nostro territorio, oppure l'associazione con il malato, di crine ferte, di malati di crine ferte. Quindi bisogna portarli avanti tutti quelle associazioni per... Quindi insomma ti terrà impegnato, mi pare di capire. Sì. Insomma adesso segui tutte. No, sarebbe bello seguirle tutte. Magari. Cioè, beh, però non appassionarsi soltanto della propria associazione, ma aprire gli orizzonti per tutti gli altri. Insomma, che sono ragazzi che si interessano a cosa succede attorno a loro, che non è poca cosa. Io faccio i complimenti a tutti, a Thomas, ma anche alla dirigente, al professore, a Loredana, perché questo progetto davvero dà l'idea che due mondi che spesso sono un po' chiusi in loro stessi, come la scuola e le associazioni di volontariato, possano aprirsi, collaborare ed avere, diciamo, quindi un riscontro positivo e un ritorno per tutta la società.
Io ringrazio anche voi che ci avete guardato da casa, vi ricordo che da domani la puntata sarà anche online sul nostro sito. Ringrazio tutta la redazione di Rimini Social, in particolare Silvia Sanchini ed Emiliano Violante, e vi do appuntamento alla prossima settimana. Buonasera.